Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Don Luca 95 in un altro episodio, in questo quinto episodio con l'impero austro-ungarico. Nello scorso episodio avevamo fatto veramente dei progressi giganteschi, eravamo riusciti a sconfiggere la Francia, infatti adesso metà Francia è un nostro stato fantoccio, il Regno di Francia non allineato. E Mussolini si è preso l'altra metà della Francia. Quindi abbiamo sconfitto la Francia, abbiamo preso varie terre, sue terre coloniali, come anche il Madagascar, adesso è dell'impero austro-ungarico, nostra proprietà, come anche la Siria e gran parte dell'Africa, anche il Marocco. Abbiamo liberato e reso nostro stato fantoccio l'Algeria e la Tunisia, visto che non volevo assolutamente lasciarli le coste dell'Algeria e della Tunisia all'Italia. In ogni caso, quindi sì, abbiamo fatto veramente dei grandissimi balzi in avanti in questi due ultimi 2-3 episodi. Facciamo parte del nuovo impero romano creato da Italia fascista di Mussolini. La Germania è appena, scusatemi, è appena entrata a far parte del patto di Sadabat, che è una fazione creata dalla Turchia, e sta per capitolare, quindi presumo che adesso la Turchia entrerà in guerra al fianco di ciò che rimane della Germania contro la Russia. Le nostre scelte in questo momento, diciamo, le uniche nostre conquiste facili che possiamo fare al momento è il Regno di Spagna, perché confina con i nostri alleati, quindi possiamo benissimo attaccarlo. È fascista al 100%, non c'è nessuna fazione fascista al momento, quindi siamo sicuri che non entrerà a far parte di nessuna fazione, quindi possiamo tranquillamente attaccarla e consiglierei, diciamo, di attaccare la Spagna, soprattutto in questo episodio, prima che si vada ad alleare al nuovo impero romano, quindi prima che entri a far parte della nostra stessa fazione, perché Mussolini è fascista e prevedo che la Spagna o Mussolini chiederà, di entrare a far parte del nuovo impero romano. Quindi è meglio sconfiggere gli spagnoli prima che si vadano a schierare dentro la nostra fazione, altrimenti dopo sarà difficile combattere sia la Spagna di Franco che l'Italia di Mussolini se vogliamo avere il controllo dell'Europa. Quindi meno alleati all'Italia, meglio è tutto sommato. Quindi abbiamo questa alleanza abbastanza ambigua con Mussolini, per il momento ci conviene, ma alla fine noi non vogliamo essere giocare da fascisti, siamo non allineati, quindi vogliamo anche creare la nostra fazione magari non allineata in prossimo futuro, quindi dobbiamo anche vederla un po' così. La Bulgaria è entrata a far parte nel scorso episodio del nuovo impero romano, quindi a tutti gli effetti un alleato dell'Italia, quindi il nostro prossimo futuro nemico, magari se andremo contro l'Italia, per il momento ci serve. Cerchiamo di dichiarare quindi giustificare guerra alla Spagna il prima possibile, perché ho paura, come ho detto prima, che entri a far parte della nostra fazione, quindi non lasciamogli il tempo. Muoviamo queste nostre 14 divisioni qui in Nord Africa per attaccare il Marocco, scusatemi, per attaccare queste terre spagnole. Abbiamo assolutamente bisogno di fare più punti dell'Italia, così da riuscire magari a ricreare un altro regno, un po' un satellite, uno stato satellite fantoccio non allineato nostro, così da avere un altro alleato contro magari l'Italia e magari prendere un po' di territori anche, perché no? Quindi dobbiamo assolutamente fare più punti dell'Italia, è assolutamente indispensabile, altrimenti l'Italia si prende più della metà della Spagna e dopo diventa imbattibile, perché la Spagna ha un grandissimo numero di fabbriche militari,
un grandissimo 28-36, l'Italia ne ha già 63, quindi comunque andrebbe ad aumentare il suo alto numero, dopo sarebbe un problema. Allora, chiederò perdono a tutti quanti perché mi ero dimenticato di aggiungere gli ospedali da campo, le divisioni di fanteria. Mi sono mangiato un po' anch'io le mani perché non me ne ero accorto. Andiamo ad aggiungere comunque un po' di equipaggiamenti vari alle nostre divisioni. Dopo andremo anche magari un po' a migliorare i template. Un'altra cosa che volevo assolutamente fare, a parte questa, sì, migliorare le armi leggere, visto che adesso non siamo più in guerra, migliorare la nostra produzione di armi leggere. Commerciamo per l'acciaio che ci serve con gli Stati Uniti. Perfetto. Dopo, fabbriche militari disponibili. Fabbriche militari disponibili, andate sugli equipaggiamenti che sono. Abbiamo delle grosse carenze. Commerciamo sempre acciaio che ci manca. Perfetto. Comunque abbiamo veramente un grosso impero in questo momento. Cioè, siamo soltanto al quinto episodio e abbiamo già ricreato e allargato l'impero strongarico, in più abbiamo anche delle terre coloniali, quindi fantastico, e anche degli stati fantoccio, insomma, quindi niente male. Un'altra cosa che volevo fare, che non mi ricordo più qual era in questo momento, vediamo un po' la logistica, sì, equipaggiamenti da supporto, che abbiamo appena fatto le aggiunte, aumentiamo un po' il numero di fabbriche militari. Ah sì, volevo cambiare assolutamente l'economia civile, che avrei dovuto già cambiarla prima, ma purtroppo mi sono dimenticato, meglio tardi che mai, e mettiamo mobilitazione parziale, che aumenta la velocità di costruzione delle fabbriche militari di un 15%, diminuisce i tempi di conversione delle fabbriche civile e delle fabbriche militari, e riduce i beni di consumo di un 10%, quindi aggiunge una botta di fabbriche civili a nostra disposizione per costruire. Quindi in questo caso, che avevamo appena perso le fabbriche civili, visto che abbiamo commerciato moltissimo acciaio con gli Stati Uniti, che abbiamo raddoppiato le esportazioni degli Stati Uniti, le abbiamo praticamente riguadagnate grazie a mobilitazione parziale, che è la nostra legge economica, sono le nostre leggi economiche. Quindi iniziamo già a fare i piani di battaglia con. No, aspetta, facciamoli meglio. Facciamo una bella linea offensiva contro la Spagna. Quindi attacco la Spagna perché ho paura che diventerà una superpotenza in futuro, alleata di Mussolini. Deve uscire dai giochi o deve diventare il nostro stato fantoccio, perché non la voglio assolutamente alleata di Mussolini. Altrimenti per noi sarà veramente difficile, magari in un prossimo futuro, attaccare l'Italia. Qui abbiamo già fatto la linea offensiva, voi state raggiungendo. Perfetto. Ok. Allora, un secondo. La nostra aviazione, come siamo messi d'aviazione? Non abbiamo molti velivoli. 148 aerei. Non abbiamo una flotta militare, purtroppo. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare nelle prossime tecnologie, è ricercare navi militari, perché non abbiamo nessuna nave militare ricercata. Ed è fondamentale, soprattutto adesso che abbiamo delle terre coloniali, non abbiamo neanche una flotta militare. Sembra un po' ironica la cosa. Perfetto, siamo lì.
al confine con la Spagna, siamo qui al confine, no, le nostre truppe però ci stanno arrivando piano piano. La nostra aviazione è qui in Francia, abbiamo 146 aerei, muoviamoli qui, nei Pirenei, e mandiamoli in azione nei cieli spagnoli. Impero tedesco capitolato. Impero tedesco capitolato. Kurzschlussnik rivendica territori di Spagna, bla bla bla. Qui scusatemi, fatemi vedere. Quindi la Turchia è in guerra al fianco della Germania. La Germania è capitolata, quindi adesso la Russia, la Turchia se la deve vedere con la Russia. L'Afghanistan, insomma, la Turchia, Afghanistan e il Regno di Iraq contro l'Unione Sovietica principalmente. Sono di cavoli amari per la Turchia, cioè hanno fatto veramente una cavolata assurda ad allearsi con i tedeschi, adesso Stalin vi massacra. Comunque, vabbè. In ogni caso, continuiamo a far partire il tempo, fabbriche militari disponibili. Ah, non stiamo producendo nessun aereo per il momento. Abbassiamo i cannoni che ce li abbiamo. Aumentiamo i caccia. Abbassiamo i cannoni, visto che li stiamo aggiornando. Ok, lasciamo così per il momento. Focus nazionale, andiamo. Fatemi vedere un po' perché non avevo trovato una difesa della madrepatria, del Vaterland. Sì, dai, ci dà soprattutto, mamma mia. Ho appena visto un bonus che avremmo dovuto ricercarlo e quindi prendere questo focus nazionale tanto tempo fa, ed è aumentare la velocità delle costruzioni delle fabbriche militari di più 20%. Cavolo, più 20% è tantissimo, avremmo già dovuto farlo prima, un focus nazionale così. Sempre equipaggiamenti da supporto, abbassiamo magari qui le armi leggere. Abbiamo una grossa perdita in equipaggiamenti da supporto, che non va bene, non va bene per niente. Quindi abbassiamo, aumentiamo. Abbiamo assoluto bisogno di riempire queste mancanze prima di entrare in guerra con la Spagna. Abbiamo anche bisogno di fabbriche civili, un attimo. Fatemi qualche fabbrica civile prima delle fabbriche militari, perfetto. L'assassinio di Leon Trotsky è stato assassinato. È morto oggi nella città del Messico, nell'ospedale della città del Messico. Quindi è stato attaccato da uno spagnolo nazionalista. Praticamente questo è quello che dice. Povero Leon Trotsky. Dopo. Tecnologie. Marina, come abbiamo detto. Cacciatorpediniere. Incrociatori leggeri. E via così. Dopo. Fabbriche militari lasciamo lì. Non stiamo producendo bombardieri medi, ma va bene così. Non stiamo reclutando divisioni, ma va bene così lo stesso, visto che il manpower che abbiamo ci servirà sicuramente per attaccare la Spagna in questo episodio. Siamo quasi metà del tempo disponibile per creare la giustificazione di guerra. Allora,
Fatemi vedere un po' gli Stati Uniti come se lo stanno passando. Sono al 50% non allineati e hanno le elezioni a novembre. Speriamo che la vincano i non allineati che hanno la maggioranza col 50,21%, visto che i democratici hanno soltanto un 47,54%. Stiamo un po' a vedere, ormai abbiamo raggiunto novembre. Ah, perfetto. Vediamo se possiamo schierare altri velivoli, ma non penso. No. Visto che stiamo ancora rimpiazzando le nostre perdite. Mettiamo un po' i caccia. Allora, difesa della madrepatria, formazione di volo. Qui andiamo. Sono tecnologie, allora andiamo sulla marina un secondo soltanto. Qui la Latvia ha dichiarato, c'è una guerra civile in Latvia in sostanza, Repubblica contro probabilmente non allineati. Marina, ricerchiamo le corazzate. Dopo, focus nazionale. Focus nazionale, andiamo magari qui su quello industriale. Autostrada in Transilvania, così ci sblocca tutti i vari focus nazionali che possiamo avere qui. Allora, un sacco di nazioni minori stanno entrando a far parte degli alleati, come l'Irlanda, la Repubblica di Guatemala e la Repubblica dell'Oman, anche il Lussemburgo. 150 punti di potere politico. Andiamo, no, terrorista militare. No, va bene così. No, per il momento non ci interessa. Comunque se c'è qualcosa di interessante, principe del terrore, effetto dei partigiani su di noi meno 25%, non core manpower più 2%, aumenta il manpower in più 2%, potrebbe andare bene anche questo, scegliamo questo tratto, che aumenta il manpower, è sempre una bella cosa aumentare il manpower. Dopo, aumentiamo un po' le armi, sempre i caccia. Dobbiamo riempire le nostre perdite prima di entrare in guerra. Ok, siamo a 684 meno 684, non manca molto. Ok, qui possiamo entrare in guerra con la Spagna, direi di farlo assolutamente, prima che la Spagna entri a far parte del Novus Imperium Romanum. Dobbiamo anche cercare di fare più punti possibili, quindi l'aviazione è già impostata, gli ordini sono dati, fabbriche militari, cambiamo un po', aumentiamo le armi leggere. Togliamo un po' qua, visto che sicuramente adesso le armi leggere andranno via come acqua. Tecnologia, andiamo a migliorare le dottrine terrestri. Perfetto. Ok, dichiariamo guerra alla Spagna. Dopo chiameremo separatamente la Francia. Chiamiamo la Francia alle armi e anche l'Italia. No, non accettano. Come mai? Perché l'Italia è una buona amica della Spagna, quindi logicamente non accetteranno di entrare in guerra con loro. Vabbè. Combatteremo noi contro la Spagna, anche se Mussolini non interviene, penso che possiamo distruggere gli spagnoli.
Allora, facciamo partire i nostri generali con i loro ordini. Andiamo in guerra. Andiamo in guerra contro la Spagna. Ragazzi. L'Italia è entrata in guerra con noi. Sì, l'Italia è entrata in guerra al nostro fianco. Perfetto, vediamo di attaccare e fare più punti possibili. Abbiamo bisogno veramente di fare moltissimi punti. Aspettiamo un attimo. Facciamo entrare magari anche la Tunisia e l'Algeria, anche se non hanno divisioni. Cerchiamo di sfondare le difese spagnole. Via con le divisioni motorizzate, correte. Fatemi vedere un po'. Qui siamo al 95% per il momento, però è appena iniziato, quindi c'è ancora un sacco di territorio da prendere. Dobbiamo prenderlo noi prima degli italiani, per fare un sacco di punti. Cerchiamo di sfondare. Un 96%, ma è appena iniziata, quindi c'è ancora un sacco di territorio da prendere. Comunque, scusatemi, mi stavo un po' concentrando qui a dare gli ordini per quanto riguarda le nostre truppe di terra, visto che abbiamo, quanto sembra, sfondato il fronte spagnolo. Abbiamo sfondato il fronte spagnolo. Qui abbiamo l'impero siamese, che ha una giustificazione di guerra nei nostri confronti, o nei nostri alleati, molto probabilmente contro la Francia. Ah, la Francia, sì, molto probabilmente ha delle giustificazioni di guerra contro la Francia. E qui l'Italia ci sta un po' riprendendo. Abbiamo bisogno di correre veramente tantissimo, prendere più territori possibili. Cerchiamo sempre di attaccare. Ci sono dei combattimenti navali, ma visto che non abbiamo unità navali non possiamo fare niente. E l'Italia sta guadagnando un sacco di punti. Focus nazionale, autostrada in Slovacchia. Cerchiamo di attaccare e sfondare. Riusciamo a penetrare a fondo nel territorio spagnolo con questa divisione motorizzata. Sembra proprio di sì, perfetto. Non fatevi prendere. Prendiamo questo porto e sono riusciti a bloccarci, mi sa. Va bene, nessun problema. Continuiamo sempre ad avanzare. Fanteria. Questa è proprio una corsa a loro, quasi quasi. Cioè, sembra una corsa a loro, visto che bisogna correre per occupare e piantare la nostra bandiera, altrimenti gli italiani prendono un sacco di punti. Qui continuiamo a ricercare le navi, la marina. Togliamo tutte queste richieste di materiale che ci vengono fornite dalla Francia. Ci siamo un 63%.
però l'Italia sta prendendo moltissimi punti, sta guadagnando tantissimi punti a quanto sembra. Una qui, una lì. Ma andate qui. Qui, voi attaccate, attaccate. Allora, quanti punti ha fatto la Francia? 0 punti. La Bulgaria 0% di punti, la Bulgaria 7% di punti, 26% di punti l'Italia. Noi abbiamo un buon 66. Cerchiamo di mantenere sempre questo punteggio fino alla fine della guerra. Così possiamo fare più richieste alla Spagna. Qui attaccate, ragazzi, che non c'è nessuno. Non state lì fermi per piacere, che sennò mi viene voglia di picchiarvi. Su, ragazzi, non c'è nessuno. Sfondate e occupate tutto. Veloci, veloci. Divisioni alpine, avanti sui monti. Dai, prima che gli italiani prendano tutto. Anche qui voi motorizzati. Tagliate la Spagna in due. Adesso. Vediamo se ce la facciamo, non farci prendere. Vai, andate qui. Ok, ci sono riusciti a raggiungerci, però almeno abbiamo sicuramente preso un bel po' di territori. Allora, abbiamo fabbriche civili disponibili. No, dobbiamo assolutamente fermare un attimo. Devo fermarmi un attimo. Dalle battaglie, dalla guerra, altrimenti perdiamo tempo inutile. Cantieri navali. Cantieri navali. No, questo non è il nostro territorio. Qui dovrei anche fare dei porti. No, facciamo qui. Ok, dopo. Fabbriche civili. Altre fabbriche militari. E così dovrebbe andare bene. Vediamo un po' quanti punti siamo. 68%, dai. Dai, dai, che va bene. Così va bene. Abbiamo fatto un bel po' di punti. Penso che adesso alla Spagna non manca tanto. Sono al 50% della capitolazione. Perfetto, abbiamo ottenuto un asso, primo asso delle forze aeree dell'impero austro-ungarico, del nuovo impero austro-ungarico. Abbiamo Theodor Wagner. Theodor Wagner, però, Theodor Wagner, come proprio cavalcata delle Valchirie, insomma. Qui prendete quel territorio lì. Vediamo se riusciamo a sfondare con un attacco, perfetto. Andate qui. Thailandia va in guerra. Ok, voi dovevate andare qui a Valencia. Attenzione, la Cina ha capitolato e il Giappone prende 13 stati. Fatemi vedere un po' cosa è successo. Ok, allora il Giappone ha preso un bel po' di territorio, ha preso principalmente tutta la costa cinese. Un po' nell'entroterra, e qui abbiamo la Cina nazionalista riorganizzata
che è diventata uno stato fantoccio del Giappone. Quindi anche il Giappone sembra molto forte in questa campagna. Abbiamo un'Unione Sovietica e un Giappone molto, molto, molto forti. Dai, che qui sta andando tutto per il meglio, tutto per il verso giusto. Attaccate. Voi attaccate. Attaccate qui. Cerchiamo di raggiungere questi porti, no, magari quelli qui, quelli qua, Malaga, andate verso Malaga, non Malaga, Malaga. Super scontri, siamo riusciti qui a... Oh, non c'è nessuno, avanti. Prendete tutto, andate anche qui. Forse che abbiamo fatto veramente molti punti più dell'Italia. 72% ragazzi. Wow. Eh sì. L'impero austro-ungarico ha massacrato principalmente gli spagnoli. Stiamo veramente diventando una nazione molto molto forte, ragazzi, eh? Gli alleati devono stare attenti, come anche Papa Stalin, perché l'impero austro-ungarico è veramente forte. Sta diventando veramente forte. Perfetto, Madrid resiste, ma sì, è difficile attaccare Madrid, quindi lasciamo stare. Però almeno abbiamo occupato così tanti territori da garantirci sicuramente il punteggio massimo per quanto riguarda il tavolo delle trattative. Quindi la mia strategia veramente ha avuto buon fine. Per fortuna Franco non ha avuto il tempo di allearsi con Mussolini, così almeno Franco adesso non è più una minaccia per noi, perché sarebbe stata veramente una seria minaccia in futuro se si fosse alleato con Mussolini e noi avessimo abbandonato il nuovo impero romano. Allora, qui focus nazionale. Iniziamo un po' strade del... no, qui ci sono vari forti. Progetto delle autostrade balcaniche, andiamo. Visto che aumenta l'infrastruttura. Qui massacriamo queste poche divisioni. Attacco frontale e via. Tecnologie, portaerei. L'Italia sta riguadagnando punti, attenzione. L'Italia sta guadagnando punti. Non abbiamo bisogno di attaccare. Prendere più territori possibili. 66, ok, hanno riguadagnato un po' di punti questi italiani. Madrid deve cadere, altrimenti gli italiani si prendono più punti. Sì, anche se andrà a finire sicuramente con 65% del favore nostro. Attaccate Madrid, Madrid è capitolata. Perfetto, abbiamo molti più punti dell'Italia. Abbiamo di gran lunga molti più punti dell'Italia, 580 contro 193, 125 la Bulgaria. Sono sorpreso della Bulgaria che ha
appunto fatto così tanti punti, quasi simile all'Italia. Allora, prendiamo queste terre coloniali africane, un po' di isole, questa costa. Non so se prendermi anche Granada perché ha 12 risorse d'acciaio, quindi sarebbero convenienti. Rendere la Spagna il nostro stato fantoccio. Rendere la Spagna il nostro stato fantoccio. Garantire alla Spagna un po' di terre. Magari aspettate, prendiamo qualcos'altro. Troppi punti, troppi punti. Vediamo se la Spagna ha qualcosa di interessante. Qui ci sono le Canarie. Ah, ma le abbiamo già selezionate. E allora, se sono troppi punti, non possiamo assicurare. Vabbè, finiamo il turno. Finiamo il turno. Adesso conquistiamo altri territori, tipo l'Andalusia e la Murcia, altre terre dell'impero austro-ungarico. E il resto garantiamo il resto delle terre al nostro stato fantoccio, che non possiamo. Allora lasciamo perdere magari la Murcia. Vediamo se possiamo garantirle un po' di territori. No, troppi punti. No, e allora tranquillamente prendiamoci la Murcia e l'Andalusia. Sono troppi punti. Allora lasciamo perdere, facciamo da capo. Riprendiamo Andalusia, Murcia, no, troppi punti, troppi punti. Prendiamo soltanto l'Andalusia e il resto dei punti. No, non possiamo dare qualcosa alla Francia, magari Navarra, no. Vabbè, terminiamo così il turno. L'Italia ha preso Navarra. Adesso dobbiamo garantire un po' di territori alla Spagna. Questi, per esempio. Terminiamo. Perfetto. Ok, l'Italia è fuori, noi abbiamo tutto il resto dei punti. E direi di prenderci la Murcia. Questa no, dai, se no non è più sufficiente. Questo è uno stato fantoccio abbastanza interessante da lasciare, quel che rimane della Spagna, un po' più grande sicuramente della Francia, e quindi darà il suo filo da torcere a eventuali avversari, quindi sarà un puppet abbastanza interessante. Lo lasciamo abbastanza forte, insomma, non voglio prendere troppe risorse dalla Spagna, visto che Spagna e Francia saranno i nostri due stati fantoccio principali. Direi di prendere anche le isole Baleari e dare tutto il resto alla Spagna. No, tranne la Murcia che è nostra, sì, perfetto. Terminiamo il turno. E terminiamo il trattato di pace di Rio de Oro, che nome anche figo, il trattato di Rio de Oro, in cui l'impero austro-ungarico conquista una buona parte delle terre spagnole. L'Italia ha preso solo una regione, per fortuna, e la Spagna diventa il nostro stato fantoccio dell'impero austro-ungarico. Terminiamo. L'Austria-Ungheria, l'impero austro-ungarico prende 8 stati, l'Austria-Ungheria, e l'Italia ne prende solo uno. La Spagna viene puppetizzata, sì, perché noi abbiamo preso le isole e le restanti colonie spagnole in Africa.
Quindi siamo a tutti gli effetti una potenza maggiore adesso, ragazzi. Senza Marina, ma siamo una potenza maggiore. Nel prossimo episodio, visto che adesso pensavo di... Non so neanche da quanto tempo ho registrato. Penso di aver registrato già abbastanza, quindi direi di far terminare l'episodio. Nel prossimo episodio, tranquilli, inizieremo la produzione navale. Magari non necessariamente entreremo ancora in guerra con qualcuno. Vedrò un po' nel prossimo episodio come strutturare la nostra prossima strategia. Per il momento, sicuramente abbiamo bisogno di navi, ragazzi, navi militari. Quindi ecco, spero che l'episodio vi sia piaciuto, spero che la campagna vi possa interessare. Comunque sì, abbiamo l'impero spagnolo come nostro stato fantoccio, ragazzi, quindi adesso ne abbiamo due di stati, quattro di stati fantoccio, la Spagna, Francia, quel che rimane della Francia, quel che rimane della Spagna, Algeria e la Tunisia. E sono anche attorno all'Italia, quindi sono anche degli stati fantoccio abbastanza interessanti per un prossimo futuro se andremo in guerra contro Mussolini. Vediamo un po' cosa è meglio fare, se andare in guerra prima contro Stalin e utilizzare l'aiuto degli italiani per distruggere il comunismo, o se è meglio prima annientare Mussolini e in un prossimo futuro ancora attaccare l'Unione Sovietica. In ogni caso, vedremo cosa fare nel prossimo episodio. Grazie mille per il supporto quotidiano, ragazzi, grazie mille per la vostra visualizzazione e come sempre per i vostri preziosi consigli. Abbiate tutti quanti una bellissima e buonissima giornata e noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video. Ciao ragazzi!